I protagonisti della storia che vi sto per raccontare sono dei contrabbandieri. Contrabbandieri però del tutto eccezionali, perché di professione erano scrittori, editori, librai, che all'inizio del secolo scorso si trasformarono in fuorilegge per difendere la loro cultura e in particolar modo la loro lingua, il lituano. Furono veri e propri partigiani che per ben 40 anni combatterono contro la Russia che aveva invaso la loro patria, costringendo la popolazione ad abbandonare la propria lingua, che si basava sull'alfabeto latino, per sostituirlo con quello cirillico. Tutti i libri in lingua lituana vennero bruciati e gli scrittori obbligati a scrivere i loro libri in cirillico. Un gruppo di intellettuali lituani decise allora di ribellarsi alla russificazione delle loro radici e si trasformarono in contrabbandieri di libri. Poiché in Lituania le tipografie non potevano pubblicare nella loro lingua, cominciarono a far stampare i loro libri nelle tipografie degli stati limitrofi, riportandoli poi clandestinamente in patria. Questa è la loro storia. Siamo dunque nel 1864, quando la Lituania viene occupata dalla Russia. Lo zar Alessandro II, per risolvere una volta per tutte le rivolte indipendentiste della Lituania e della vicina Polonia, organizzò un severo programma di russificazione, conosciuto come Programma di restaurazioni delle origini russe. Il programma, in estrema sintesi, prevedeva per la Lituania l'abolizione delle scuole lituane a favore di scuole statali russe e la sostituzione dell'alfabeto latino con quello cirillico nei libri e nei giornali lituani. Chiunque fosse stato trovato in possesso di una pubblicazione in lingua lituana immediatamente veniva considerato un rivoluzionario e condannato a pene molto severe. Anni di prigione, oppure l'esilio a vita in Siberia e persino la fucilazione sul posto per coloro che reiteravano il reato. La lingua rappresenta l'identità di un popolo. Come può questo essere privato della sua scrittura, dei suoi libri, dei giornali, della sua letteratura e da un giorno all'altro esprimersi e utilizzare un alfabeto completamente diverso come quello cirillico nei confronti di quello latino? Subito si costituì un movimento clandestino di intellettuali, maestri, patrioti, ma anche semplici cittadini che decisero di organizzare una rete clandestina per importare libri in lingua lituana da compiacenti tipografie della vicina Prussia. Ha inizio così la resistenza degli intellettuali lituani al vergognoso programma di russificazione messo in atto dallo zar. I protagonisti di questa resistenza furono dei pittoreschi contrabbandieri che, travestiti ora da mendicanti, ora da frati, ora da mercanti di cianfrusaglie, andavano a reperire i libri in lituano nelle vicine nazioni per importarli illegalmente nella loro patria. Per sfuggire al controllo dei doganieri, attraversavano i confini di notte. In inverno affrontavano bufere di neve, attraversavano boschi, fiumi e sentieri poco battuti. Il più famoso fra i contrabbandieri fu Girgis Bielinis. Dal suo popolo fu riconosciuto come un vero e proprio eroe popolare e il 16 marzo, data della sua nascita, è ancora oggi celebrata come il giorno degli eroi contrabbandieri di libri. Questi partigiani senza fucile li chiamavano Gnieziai, che in lingua lituana vuol dire appunto trasportatori di libri. I Gnieziai furono il simbolo della resistenza della politica di russificazione zarista ed è grazie a questa loro resistenza se la lingua lituana si è salvata dall'oblio. In quei 40 anni furono pubblicati fuori dalla Lituania 3.320 testi in lingua lituana. La maggioranza veniva stampata a Tilsit,
una città della Prussia orientale, ma molti persino nelle tipografie degli Stati Uniti. Per contro, in Lituania, in quello stesso periodo, vennero stampati soltanto 55 libri in cirillico. Un vero fallimento della politica repressiva russa. Per questo lo zar, all'alba del nuovo secolo, nel 1904, decise di revocare il provvedimento. Fu una resistenza che ebbe comunque i suoi martiri. In quei 40 anni di ostracismo vennero arrestati 829 contrabbandieri, 859 venditori e 1359 possessori di libri vietati. È infine opportuno ricordare che questa pulizia culturale contro la lingua lituana non fu esclusivo appannaggio dell'impero zarista. Infatti anche l'Unione Sovietica, dopo la Seconda Guerra Mondiale, perseguitò la lingua lituana al punto da vietare il ricordo della storia dei contrabbandieri di libri. Dopo la dissoluzione dell'impero sovietico, gli Kniniesiai iniziarono a essere ricordati nei musei e nei monumenti, tanto che a Kaunas, seconda città della Lituania, il nuovo governo decise di erigere una statua all'ignoto contrabbandiere di libri lituani. Vorrei concludere questo ricordo rivolgendo una domanda provocatoria ai miei colleghi scrittori. Quanti di noi avrebbero il coraggio di diventare fuorilegge, trasformandosi in contrabbandieri per difendere la propria cultura e la propria lingua?